For some reason I can't explain. Once you come back. Beh, è stata una realtà incredibile, una scoperta pazzesca. Non pensavo mi potesse piacere così tanto, credo che sia comunque questo coro che coinvolga in particolar modo. È la più grande formazione vocale d'Italia e forse d'Europa, un vero e proprio fenomeno artistico che mette assieme oltre 200 coristi, così tanti che anche le prove hanno modalità particolari. Ma nella Big Vocal Orchestra c'è sempre posto per nuove voci. Chi può dare più emozioni e magia alle feste di un coro di oltre 200 elementi? La Big Vocal Orchestra, la formazione corale più grande d'Italia, è tornata in scena al Teatro Goldoni di Venezia dopo 3 anni di assenza forzata per la pandemia, facendo il tutto esaurito. Ritornare nel teatro più antico della città di Venezia dopo 3 anni è una cosa molto importante. Sono molto affiatati, qualcuno fa coppia nel coro e nella vita, come Renzo e Maria, marito e moglie. È un'attività impegnativa che richiede studio, preparazione, però la gioia comincia ancora prima, che è indescrivibile per noi, una gioia per noi condivisa, per cui ancora di più. È grande emozione, bello, e speriamo di trasmetterla anche alla gente che ascolta e alla città. Un grande coro, irresistibile nelle voci e nelle coreografie. 200 elementi non sono facili da gestire, a cominciare dalle prove che si svolgono in 2 città diverse. Il nostro maestro ha trovato soluzione a tutti i problemi in qualsiasi periodo, compreso quello del lockdown. E da sempre proviamo in 2 sedi separate, Venezia e Mestre, e poi in alcune occasioni ci riuniamo. Questo coro è l'insieme di tante persone che vogliono stare assieme, cantare e trovare nell'essere coro una dimensione di amicizia, di condivisione. Un gruppo di età variegata dai 30 anni ai 70, tantissime le donne. La musica è stata il nostro collante, il nostro salvagente. La musica è stata la nostra amica, il nostro scudo, la nostra ancora. C'è anche un'altra realtà che non è minimamente accessoria, ma è complementare, che è quella dei Voca Skyline. C'è un coro di ragazzi che propongono un repertorio anche diverso, ma che comunque riescono nel coro a trovare una loro dimensione di interesse, anche di cultura, perché si crea una specie di ricerca della musica e di richiesta di musica. Preoccupazione, la paura, il prima del concerto, oddio, non mi ricordo i movimenti, non mi ricordo le parti, e invece poi quando sono sul palco, pur non essendo persone che lo fanno di lavoro, sono davvero molto professionali, sono davvero straordinari. Quale sarebbe il sogno di questo coro? Potrei usare dire in Vaticano. Riescono a sorprendere il pubblico coinvolgendolo con un repertorio originale e imprevedibile, dalla musica classica al gospel al pop rock internazionale, con arrangiamenti impreziositi da letture teatrali e proiezioni video d'impatto. Cantare insieme ad altre 200 persone vuol dire cercare di sostenersi l'uno con l'altro, perché comunque sono tutte vocalità diverse, sono tutte colori diversi, ecco, chiamiamoli colori. E quindi bisogna trovare il mélange giusto. Auguro al pubblico di riuscire a ricevere almeno 1/10 di quello che noi viviamo dentro di noi ogni giorno appartenendo a questo coro.